Salve a tutti ragazzi, sono Marco Giordano, vengo da Anghi, provincia di Salerno. Questo è il mio primo freschissimo video. Iscrivetevi a questo canale YouTube e anche su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Oggi vi ripropongo il mio primo piatto che ho portato a Masterchef, i sapori della mia terra. Inoltre ci sarà anche una curiosa interrogazione, e sapete di chi? Di Gio Bastiani. Mazza oh. E se per caso non risponderò bene alle domande, sarà lei a ponermi. Sì, ora vi dirò gli ingredienti per i miei sapori del... Ingredienti per i sapori della mia terra. Piselli, rigorosamente freschi. Speck, ricotta fresca. Uova, pecorino e farina. Ora incomincerò a tagliare lo speck. La prima cosa da fare. Amore buono, amore amato, amore mio, amore che potrà fermare solo io. Eccomi Marco, direi di cominciare con qualche domanda un po' più particolare. Pomodoro, guanciale e pecorino sono gli ingredienti di una buona amatriciana, puttanesca, arrabbiata o bolognese? Amatriciana. Bravo Marco, hai risposto bene alla prima domanda. Vediamo se sarai forte anche con le prossime. Lo storico caffè padovano Pedrocchi, è famoso anche per il suo caffè alla panna, caffè alla menta, peperoncino o alla vaniglia? Alla vaniglia. Marco, hai sbagliato, caffè alla menta. E adesso dovrei essere punito. Prendi il tuo bicchiere, Marco, e sii veloce perché dobbiamo cucinare. Tutto giù Marco, bravo Marco, bravissimo. Passiamo alla prossima domanda. Quale dei seguenti chef ha inventato un piatto chiamato raviolo aperto? Mio collega Bruno Barbieri, Ordani, Carlo Cracco o Marchesi? Marchesi. Marco, non ti vedevo convinto, però hai indovinato anche questa volta. Olè. Marco, passiamo alla prossima domanda. Un attimo, devo andare un attimo a friggere i piselli con lo speck. Nel frattempo ho messo un po' di acqua calda tra i piselli e lo speck per far addolcire i piselli e lo speck e per farli anche cuocere per bene. Perfetto Marco, ti vedo preparato rispetto all'ultima volta. Direi di proseguire anche con il quiz. Adesso comunque farò la preparazione degli gnocchetti. Allora, pomodoro San Marzano. Questa roba tua? No. È di forma tonda, lunga, schiacciata o quadrata? Schiacciata? Certo. Buttiamo via secoli di storia, arte, poesia, scrittura, musica. Eh no Marco, mi dispiace. Un altro bicchiere, veloce, che i piselli cuociono e dobbiamo mangiare tutti, veloce. Olè. Forza, sii più rapido, forza! Un attimo, Bastianic, un attimo! Non sono a Masterchef, sei a casa mia questa volta! E anche questo è vero! Quale tra queste uova è più piccola? Di struzzo, di gallina, di pulcino o di quaglia? La quaglia! Marco, sulla quaglia sei un fenomeno, questa volta hai indovinato! Adesso cosa stai facendo Marco? Sto facendo amalgamare degli ingredienti con uova, pecorino, sale, pecorino e farina. E l'impasto non deve essere neanche pecorino troppo denso. Passiamo ad un'altra domanda, una delle ultime. Il ristorante stellato di Cannavacciuolo si trova a Napoli, sul lago di Garda, sul lago d'Orta o sul lago di Como? Lago di Como. Marco, hai sbagliato, si trova sul lago d'Orta, quindi devi bere un altro bicchiere. No. Me lo fai cucinare questo pecorino, questo piatto? Ecco qua un altro bicchiere, Marco sta andando giù. Amore, amore, amore mio, amore che
fammi vedere un po', cosa stai facendo? Sto finendo di ultimare i piselli con lo speck, facendolo cuocere per bene. Ma secondo te sono buoni? Adesso le già. Ottimi. Ottimo. Poi farò la velutata di piselli con profumo di speck. Aggiungerò prima del latte. Non troppo. Troppa. I gnocchetti sono pronti, l'acqua di cottura è pronta, adesso li butterò. E mentre immergi questi altri gnocchetti, ti faccio un'altra domanda sempre sullo sport. Quale tra questi sportivi è spagnolo? Juan Martín del Potro, Diego Armando Maradona, Rafael Nadal o Cristiano Ronaldo? Definizio. Chi? Marco, vedo che hai impiattato un piatto stupendo. Volevo mettere tutte le mie passioni in questo piatto. Ho capito. Ultima domanda. Cosa sono le scialatelle? Scialatelle di pollo? No, Marco, non di pollo! Cosa sono le scialatelle? Scialatelli, scialatelli si dice, impara la lingua, Bastiano. E tu di arabo non parli un c***o. I scialatielli vengono dalla costiera amalfitana. È una pasta che è fatta senza pecorino. Marco, mi hai fregato. E questa volta hai vinto tu. Ti aspetto a MasterChef 9. E preparati, perché ti farò a pezzi. Non so fare niente, il piatto fa schifo, è immangiabile.